Prima Guerra Mondiale è finita. L'Italia ne è uscita vittoriosa, è vero, ma è in condizioni molto difficili. I reduci non si sentono ricambiati per il loro sforzo e non trovano lavoro. D'altronde le industrie faticano a ripartire e tra gli operai, uomini e donne, c'è molto malcontento. Si reclamano condizioni migliori, le 8 ore di lavoro, salari più dignitosi. E poi c'è la rabbia dei nazionalisti. Secondo loro il governo italiano non era stato in grado di ottenere tutti i territori che gli alleati avevano promesso in caso di vittoria. La definirono una vittoria mutilata. Con i trattati di pace l'Italia aveva ottenuto il Trentino, l'Alto Adige, Trieste e l'Istria, ma non la città di Fiume, che era contesa anche dalla Jugoslavia. La questione di Fiume creò un caso che fece molto scalpore. Nel settembre del 1919, Gabriele D'Annunzio, celebre poeta e acceso nazionalista, guidò un gruppo di volontari e occupò militarmente la città. La sua azione dimostrò la debolezza dello Stato italiano tenuto in scacco a lungo dai rivoltosi. I consensi per i nazionalisti crescevano. Lo capì bene Benito Mussolini, che nel 1919 fondò un movimento nazionalista chiamato Fasci di Combattimento. Un movimento destinato a diventare protagonista della scena politica italiana. In Italia il biennio 1919-1920 viene ricordato come biennio rosso, perché fu denso di agitazioni sociali. I contadini occupavano le terre, gli operai le fabbriche. La tensione sociale era altissima. In questo convulso scenario, i liberali al governo non riuscivano a riportare la pace sociale con una linea politica efficace. Al contrario, il movimento fascista cresceva nei consensi. Molti pensavano che una linea dura potesse rimettere in ordine le cose. Presto i fascisti imboccarono la strada dell'aggressione. Le loro squadre d'azione effettuavano violente spedizioni punitive contro le sedi dei partiti di sinistra e contro i giornali di propaganda socialista e comunista. Le squadre d'azione ricevevano il sostegno degli industriali, dei proprietari terrieri e di tutti quelli che temevano un sovvertimento dell'ordine sociale, come era già avvenuto in Russia. Contro le violenze fasciste, la reazione delle istituzioni fu debole. Per Mussolini era giunto il momento di prendere il potere. Nell'ottobre del 1922, diversi gruppi di fascisti, provenienti da tutta Italia, si riunirono a Roma per costringere il governo alle dimissioni. Indossavano una camicia nera. Era la marcia su Roma. Il re, dopo le dimissioni del governo liberale, nominò Mussolini capo del governo. In breve, Mussolini inaugurò una dittatura. Venne cancellata con la repressione ogni forma di dissenso. Venne soppressa la libertà di stampa e di parola. I partiti politici e i sindacati furono sciolti. Molti antifascisti, come il deputato Giacomo Matteotti, furono uccisi o costretti all'esilio. L'informazione era interamente posta sotto il controllo fascista e la propaganda martellante aumentava il consenso tra la gente. Mussolini ormai si faceva chiamare il Duce perché voleva apparire come la guida del popolo italiano, anche in senso militare. Le parole e le immagini di Mussolini erano onnipresenti, anche grazie al sapiente uso della radio e dei cinegiornali. Insomma, il Duce si proponeva come modello di uomo d'azione, interamente dedito al suo compito di rendere grande la patria. Eccolo là, il balcone dal quale il Duce arringava alle folle. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, vincere! E vinceremo! Siamo nel cuore di Roma, a due passi dal Vittoriano. E questo è Palazzo Venezia, dove Mussolini aveva posto la sede del governo. Pensate che la luce della sua stanza non veniva mai spenta, e questo perché si voleva trasmettere il messaggio che il governo non riposava mai. Mussolini scelse questa piazza per i suoi grandi discorsi, e in quelle occasioni venivano organizzati dei viaggi in massa per Roma e la gente veniva qui per poterlo vedere di persona. Erano delle grandi adunate che servivano per suscitare entusiasmo ed ammirazione. Tutto questo faceva parte di un grande piano di propaganda. La propaganda fascista prestava grande attenzione all'educazione dei giovani.
Fin dalla più tenera età, i bambini e le bambine dovevano formarsi nell'ideologia e nei valori fascisti. A questo scopo furono create delle organizzazioni giovanili, come l'Opera Balilla. I giovani iniziavano facendo attività ginniche e sportive, quindi iniziavano un addestramento premilitare, marciando e cantando gli inni del regime. Consapevole del fatto che la Chiesa era molto influente tra gli italiani, Mussolini ne cercò l'appoggio e dopo lunghe trattative, l'11 febbraio del 1929 giunse ad un accordo che regolava finalmente i rapporti tra la Chiesa e lo Stato italiano. Questi accordi furono firmati non lontano da qui, al Palazzo del Laterano, e per questo furono chiamati Patti Lateranensi. Il fascismo promosse anche molte riforme in campo economico. Mussolini aveva come obiettivo l'autarchia, e cioè l'autosufficienza economica dell'Italia. Per questo favorì i prodotti nazionali e insistette molto sull'aumento della produzione di grano, cosicché l'Italia non dovesse più importare alimenti dall'estero. Il regime attuò anche un programma di bonifica delle zone paludose, come accadde nell'Agro Pontino, in cui migliaia di braccianti si trasferirono per coltivare stabilmente le terre strappate alle paludi. Un'altra delle ambizioni di Mussolini era quella di costituire un grande impero coloniale in Africa. Una campagna propagandistica venne organizzata per convincere gli italiani, largamente contrari a nuove avventure coloniali, che si sarebbe così favorito lo sviluppo economico. L'Italia fascista combatté in Africa con mezzi spietati. In Libia, i generali italiani vennero a capo di una dura guerriglia e ampliarono i territori della colonia fino al confine con l'Egitto. Nell'ottobre 1935, l'Italia dichiarò guerra all'Etiopia. Dalle colonie di Eritrea e Somalia, le truppe di occupazione avanzarono fino alla capitale Addis Abeba. L'Etiopia era uno stato indipendente e membro della Società delle Nazioni. In conseguenza di questo sopruso, vennero comminate all'Italia delle sanzioni economiche. Dopo le tensioni internazionali generate dall'invasione dell'Etiopia, il regime fascista si avvicinò sempre più alla Germania nazista, fino ad allearsi con essa. Fu con l'avvicinamento della Germania nazista che si accentuò il carattere razzista del regime fascista. Nel 1938 vennero promulgate le leggi razziali con le quali la comunità ebraica veniva privata di qualsiasi diritto, del lavoro, della nazionalità italiana ed esclusa dalla società.